sta facendo discutere l'ordinanza della Cassazione che per la prima volta ha stabilito la nullità di tutte le multe elevate con autovelox se il cartello con il limite di velocità è collocato a meno di un chilometro dalla postazione della polizia. In buona sostanza, se l'apparecchio di controllo della velocità si trova quasi a ridosso della segnaletica stradale, tanto da non consentire al conducente di rallentare facilmente, si può fare ricorso contro il verbale. E non importa se la segnaletica in questione è solo la ripetizione di una precedente segnaletica identica. Si tratta di una novità, perché sino ad oggi la Cassazione ha sempre fatto riferimento solo alla distanza che deve esserci tra l'autovelox e il cartello con l'avviso preventivo, quello con la scritta attenzione controllo elettronico della velocità. In particolare, la Corte ha già sottolineato che nessuna legge impone uno spazio minimo fisso e prestabilito tra l'autovelox e questo avviso, sicché deve essere rispettata solo una ragionevole distanza, da valutare caso per caso in base alla strada e alla velocità consentita, e ciò al fine di consentire all'automobilista una dolce frenata, perché questo è lo scopo di tale avvertenza, non certo consentire agli imprudenti di evitare le multe, ma fare in modo che questi non frenino all'improvviso alla vista della prima postazione di controllo, determinando così un maggior rischio per la circolazione. Ora invece la Corte apre un nuovo fronte, quello della distanza minima dell'autovelox non già dal cartello con la scritta controllo elettronico della velocità, ma da quello che fissa il limite di velocità, tanto per intenderci quello rotondo con il cerchio rosso. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono state le argomentazioni usate dalla Cassazione e le conseguenze per tutti noi automobilisti. Se siete tutti pronti, il nostro videomaker Dante Emanuele lancia la nostra sigla e noi ci rivediamo su questo stesso canale tra 10 secondi, tanto quanto vi basta per iscrivervi premendo il pulsante rosso qui sotto e per restare aggiornati sulle novità del nostro diritto. 3, 2, 1, sigla! Questa è la legge! La prima cosa da cui voglio mettervi in guardia sono le false informazioni che stanno circolando in rete da parte di chi l'ordinanza della Cassazione, la numero 25.544 del 2023, non l'ha nemmeno letta. Si sta infatti dicendo in giro che la Corte avrebbe detto che tra l'autovelox e il cartello con la scritta attenzione controllo elettronico della velocità vi deve essere almeno un chilometro di distanza. Ma non è così, è una falsa informazione. In realtà la Cassazione ha parlato della distanza, come vi dicevo prima, tra l'autovelox e il cartello con il limite di velocità, ed è di questo che vi voglio parlare per spiegarvi quando contestare la multa. Allora, facciamo un passo indietro. Vi spiegherò tutto in modo molto semplice. La prima cosa che dovete tenere in considerazione è la riforma che nel 2017 è stata introdotta con la famosa direttiva Minniti, cioè il decreto ministeriale numero 282 del 2017. Questo decreto ha disciplinato le postazioni degli autovelox. La forma scelta all'epoca dal ministero non è stata casuale, trattandosi infatti non già di una semplice circolare spesso usata in passato, ma di un decreto ministeriale, essa costituisce fonte del diritto ed è quindi vincolante. Per la sua violazione, da un lato i responsabili della polizia ne rispondono a titolo di reato di abuso d'ufficio e dall'altro i cittadini possono rivolgersi al giudice e chiedere l'annullamento delle sanzioni amministrative se la direttiva viene violata. Ebbene, al punto 7.5 dell'allegato al decreto si legge che la distanza minima tra il cartello con il limite di velocità e l'autovelox non può essere inferiore a un chilometro, ma ciò solo a patto che la postazione dell'autovelox si trovi fuori dai centri abitati. Il limite consentito indicato nel cartello in questione deve essere inferiore rispetto a quello previsto in via generale dal codice della strada per quel tipo di strada, e a tal fine vi ricordo che la velocità massima è di 130 km per le autostrade, 110 per le strade extraurbane principali, 90 km orari per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali e 50 km orari per le strade nei centri abitati. Dunque, tutte le volte in cui un cartello stradale prevede un limite inferiore a questi limiti e ci troviamo fuori dai centri urbani, l'autovelox non può trovarsi a meno di un chilometro di distanza da questo segnale. E se così non dovesse essere, la multa è illegittima e può essere annullata. La pronuncia della Cassazione però afferma un altro principio assai importante. Il limite di un chilometro vale anche quando la segnaletica che prescrive una velocità inferiore rispetto al codice non è che la ripetizione di un
precedente cartello, anch'esso riportante lo stesso identico limite. Tanto per fare un esempio, ipotizziamo una strada extraurbana principale dove sia presente un limite di velocità di 90 km/h in deroga al limite generale di 110. Questo limite viene palesato con due cartelli identici distanti l'uno dall'altro, diciamo 900 metri. Ebbene, il limite minimo di un chilometro tra l'autovelox e la segnaletica si calcola a partire dal secondo cartello e non dal primo. E non solo. La Cassazione ribadisce che l'obbligo di apporre il cartello con la velocità minima inferiore al limite legale e l'avviso del controllo elettronico della velocità va ripetuto anche dopo ogni intersezione stradale a beneficio degli utenti della strada che provengono dalle altre direzioni e si immettono dalle parallele. Termino ricordandovi che sempre per legge tra il cartello con l'avviso preventivo e l'autovelox non devono esserci più di 4 km di distanza. Diversamente o il cartello deve essere ripetuto oppure la multa. Non può essere elevata, pena la sua nullità. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.